possessore Devils, ma bella palla recuperata da Cherubini che scarica subito il destro dell'1-0 per un tavolo Petroni motivato alla rimonta. I Red Devils si impostano nel metà campo avversario, c'è la sfera però persa da Ruggeri, allora tavolo Petroni che può involarsi in contropiede sulla sinistra con Troccoli che la dà dentro per Fior di Ponti, 2-0 tavolo Petroni. Tiro dalla distanza tentato dai Red Devils che si scoprono però fatalmente ancora al contropiede ed è infallibile anche stavolta. Fior di Ponti 3-0, il tavolo Petroni vede una chance per rimontare. Leonardo Fior di Ponti, ancora lui prova ad involarsi ma c'è fallo. David D'Amico sul punto di battuta, la sua rincorsa, il destro è parato da McDonald ma Fior di Ponti è ancora il più lesto di tutti. Poker, tavolo Petroni e tripletta del numero 9. I Red Devils bozzano una reazione, palla in verticale, c'è un fallo fischiato dall'arbitro. Il tiro libero. Echeverria la mette sotto l'incrocio dei pali e segna il gol dell'1-4 che distanzia di una volta il tavolo Petroni. L'azione tentata dai Rossi in avanti che si espongono però al contropiede dei Red Devils che possono andare con l'assist a sinistra. Palla di ritorno per Ruggeri, bella combinazione, è il 2-4 dei Red Devils. Tavolo Petroni che batte un fallo laterale, sfera che ritorna tra i piedi del numero 7 che serve dentro Troccoli, 5-2, non si arrendono quelli del tavolo Petroni che trovano il gol che li porta di nuovo avanti di 3. Corner tavolo Petroni battuto e Fior di Ponti ancora, killer d'area di rigore, poker per Fior di Ponti 6-2. Dall'altro lato c'è un rinvio, i Red Devils che riescono in qualche modo a recuperare palla a centrocampo, c'è fallo. Calcio di punizione dalla lunghissima distanza e Echeverria, non c'è deviazione, 3-6, partita bellissima. Calcio di punizione, Fior di Ponti sul punto di battuta. Sfera sulla barriera, la raccoglie col mancino, Fior di Ponti, quinta rete, sta trascinando il tavolo Petroni. Calcio di punizione, è uno schema a liberare D'Amico ed eccolo il gol di D'Amico, 8-3, manca solo una rete. Red Devils che adesso devono tremare, tavolo Petroni che attacca ancora, il mancino è deviato dal portiere che la lascia lì. Ancora Fior di Ponti, sesta rete, 9-3. Il risultato dell'andata è pareggiato, allora i Red Devils che attaccano ora dalla linea di fondo addirittura. Il gol di Saurini che forse rimette a posto le cose e rimette soprattutto avanti i Red Devils. La partita continua a essere molto bella, altro contrasto a centrocampo, riesce a uscirne in qualche modo Troccoli che la dà dall'altra parte dove Petroni arriva e col mancino fa di nuovo gol 10-4. Il risultato aggregato è pareggiato, i Red Devils attaccano, c'è un altro intervento, altra punizione per i ragazzi in maglia bianca. Echeverria stavolta con deviazione ma segna ancora lui, è il gol del 5-10. Fior di Ponti tutto solo, può scagliare, c'è la parata del portiere, continua l'azione però del tavolo Petroni che potrebbe cambiare fronte dall'altra parte, lo fa infatti il numero 7 a cercare proprio Troccoli, 11-5, adesso si andrebbe ai rigori, si andrebbe ora ai supplementari ma i Red Devils non ci stanno e vanno ad attaccare fino in fondo, fallo al limite dell'area, calcio di punizione. Echeverria ha la chance per rimandare avanti i Red Devils e non la sbaglia, riesce di nuovo a distanziare il tavolo Petroni, 6-11, infallibile il numero 8 quando c'è da tirare un tiro libero. Ultime battute di una partita emozionante, c'è Ticchetti che controlla il cronometro, i Red Devils che vogliono congelare, l'ultimo possesso, arriva il triplice fischio,